Hai preso le mie cose, il portafoglio, i vestiti, non c'è più niente. No, si sono presi anche le mie. Ok, letteralmente, dice solo di uscire dal negozio. Giusto? Yo, kiss me, you know that you miss me. Get on the bike and go. Ride it like you stole it, floor it. I don't like the road, I adore it. Coraggio, via, vieni! Su, andiamo! Sbrigati! Quanto ci metti? Parti! Ci va a andarci? Sì, perché no? Ehi, ci sei? Scusa, amico, andiamo di fretta! Fermi, dove andate? Ciao, Vic! Dai, che ci siamo quasi! Ragazzi! Oh, scusi, vieni! Benvenuto a Nervo, un gioco come obbligo o verità senza la verità. Lo spettatore paga per guardare, il giocatore gioca per vincere soldi e gloria. Ma è legale? La vita passa in fretta, devi prenderti qualche rischio ogni tanto. Baciare uno sconosciuto per 5 secondi. Gli spettatori vogliono che faccia coppia con te. Resta, vediamo che altro succede. Sono un fan. Dollari venite da me. Sai che uno a Seattle è morto giocando a Nervo? Ma che sta succedendo? Gli spettatori ci hanno rubato l'identità. Siamo prigionieri del gioco. Controlliamo la tua vita. Agente! Mi deve aiutare! Vi, non fare così. L'unica via d'uscita è vincere. Sei i miei occhi. Impossibile. Accelera! Ah! Giocatori, mostrate le vostre armi. Ciao a tutti, oggi ho qualche curiosità cinematografica che forse ancora non sapevate. Per esempio, vi siete mai chiesti quale sia il bacio più lungo della storia del cinema? Pare che sia quello in You Are in the Army Now, il film diretto da Lewis Sayler nel 1941. Si va indietro, eh? Regis Toomey e Jane Wyman, moglie del futuro presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, rimasero con le labbra incollate per 3 minuti e 5 secondi. Ah, però! Qual è invece il film che ha vinto più Oscar nella storia del cinema? Lo sapete? Sono 3. Ben-Hur del 59, Titanic nel 97 e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re del 2003. Tutti premiati con ben 11 Oscar. E invece il più romantico, quello che più di tutti vi ha fatto battere il cuore e sognare? Ecco, secondo una recente classifica, il più romantico di tutti e di tutti i tempi sarebbe Casablanca, capolavoro del 1942, interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. E per finire, sapete quale attore è morto più volte durante i suoi film? Si tratta di Robert De Niro, il quale ha recitato in 14 pellicole, all'interno delle quali il suo personaggio moriva. Alle sue spalle, in questa macabrissima classifica, troviamo Bruce Willis con 11 morti e poi ci sono Al Pacino, Jack Nicholson e Dustin Hoffman con 9 morti. E prima di lasciarci, ecco la citazione da un film molto famoso. Signori, non potete fare a botte qui, è la stanza della guerra questa. Chi lo sa, scriva nei commenti qua sotto da che splendido film è tratta. Vediamo in quanti lo sapete. Al prossimo video. Ciao da Vale.